Inquadrata già affollata di gente, molti forestieri, molte persone, ragazzini, ma anche persone più adulte che sono in maschera, e cominciano ad affollare soprattutto giù in fondo, vedete Piazza Setra, dove ci sono già i carri con la banda musicale Città Diavola, la Almus, diretta dal maestro Sebastiano Bellarte, e il Re Carnevale che sta facendo l'incontro non appena arriva giù a metà strada. Il corteo carnescialesco salirà dal Viale Lido per poi andare verso la piazza centrale di Avola, dove resteranno fermi attorno ai quartini della piazza per tutta la serata. E già è festa comunque, è vero Maria Rosa, è festa, perché dalle maschere che ci sono, dalla gente, dai bambini che sono con le mamme, che scendono verso i carri, insomma qui già è festa, come vedete anche dalle immagini che il nostro Salvo Lentini vi sta proponendo. Sì Giovanni, è grande festa qui ad Avola, possiamo vedere dalle immagini il nostro pubblico avolese, e non solo, perché sono tanti turisti che sono arrivati ad Avola per vedere il nostro bel carnevale così come ogni anno. Ecco, diceva il pubblico che sta scendendo verso Piazza Esedra per osservare da vicino l'inizio, insomma, della salita di questi carri, della nostra bella sfilata tutta avolese. Una festa tanto attesa, non soltanto dai bambini che colgono l'occasione per vestirsi in maschera, ma anche dagli adulti e dai ragazzi un po' più grandi. Noi qua, ecco, a favore delle nostre telecamere abbiamo la possibilità di vedere tutti i gruppi di giovani che appunto ne approfittano per passare momenti un po' più allegri, approfittando insomma anche delle vacanze. Centinaia e centinaia di giovani vediamo in maschera, qui proprio a sinistra c'è un gruppo almeno di 25 ragazzi. Fra l'altro non ci saranno problemi ad Avola se ci dovesse essere lo sciopero dei netturbini, insomma abbiamo gente pronta a sostituirli immediatamente. Sì, infatti, vediamo se qualcuno dice qualcosa ai nostri microfoni. Voi chi siete? Noi ragazze di Avola. Salutiamo le nostre telecamere. Ciao ragazzi. Ecco. Dunque, voi, i vostri nomi? Io? Sì. Io Giovanni. Giovanni, direi Giovanna. Giovanni. Tu? Corrado. Sì, però dovete guardare la telecamera e salutare Canale 8. Canale 8 è sempre con te, lo sapete lo slogan? E allora, dai. Sono un po' stonati, lo possiamo dire che sono stonati, vabbè. Dunque, adesso voi cosa state facendo? Scendete giù per vedere i carri? Qualche ragazzino, certo, tu avrai, penso, qualche problema, perché insomma ti vedo un po' strana in viso. Sì. Sei un po' in crisi, si vede. È da molto che non vedo ragazzi. Vabbè, dai, lo troverai sicuramente. Ormai sono tutte calde, cosa posso dire? Ecco, io neanche ti capisco. Vabbè, ma va bene lo stesso. E il tuo nome invece? Emanuela, anche tu sei sempre così sexy, complimenti. E il tuo nome? Cicciolina. Complimenti per la parrucca. Magari più tardi me la presti, così la utilizzo anche come cappello. Ecco, appunto, come se la farete da grandi, suggerisce il mio collega Giovanni. Certe parole però le possiamo dire. Chef. Io lo chef. Sì. Ok. Complimenti anche a te per il cappello. Ma questa sera ci sarete ovviamente in piazza. Certo. Ecco, dobbiamo fare festa, quindi invitiamo tutti gli avolesi e non solo a venire in piazza, perché ci saranno degli spettacoli da non perdere. Dunque io vi invito ancora a gridare il nostro slogan, perché dobbiamo pubblicizzare insomma la nostra emittente, anche se è già famosa. Canale 8 sempre con te, forza dai! Canale 8 sempre con te! Sono stonati da morire, però va bene lo stesso. Ciao ragazzi, grazie mille. Come vedete i ragazzi fanno festa in questa maniera, basta proprio poco insomma per divertirsi. Ecco, ci sono pure i netturbini, c'è di tutto. Ragazzi, voi? Tutto bene? Tutto bene. Stai bene con la mascherina? Complimenti. Grazie. Certo. Grazie mille. E tu sei un militare? Sì, sono un militare. Per andare a fare la guerra? La guerra. Ok, però non mi coprite la telecamera. No, ah, abbiamo anche un diavolo, un vecchietto. Cosa sei tu? Non si sa. E va bene lo stesso. Poi c'è anche Cappuccetto Rosso, ce ne sono due. Vediamo se scappano, se si fanno intervistare. Cappuccetto Rosso. Questi vestiti dove li abbiamo presi? Ce ne ha fatti proprio una sarta. Ecco, allora non si è persa la tradizione di fare vestiti. Questa è una gran bella cosa. State scendendo anche voi per vedere i carri? Sì. Siete arrivati adesso? Da un bel po'. Da un bel po'. Allora adesso facciamo tutti insieme una bella passeggiata. I vostri nomi? Rosa Marica. Tessana e Paola. Ok, volete salutare qualcuno? Sì,
Ciao mamma. Ecco, tu intanto sei pure al telefono in diretta. Noi siamo in diretta su Canale 8, ne approfittiamo per ricordarle il tuo nome. Testone Paola. Ok, Paola, benissimo. Allora io ragazze vi saluto e vi auguro un buon carnevale e vi invito a venire in piazza alle 20:30. Grazie. Ok, ciao. Oh, ma ci sono anche gli adulti coi cappelli. Anche voi fate festa. Ci proviamo. Siete avolesi? No. Ma dove venite? Tu sei nato da Aula. Da Siracusa. Ecco, venite da Siracusa. Insomma, siamo tutti qui per festeggiare questo bel carnevale. Questo freddo pure. Sì, c'è freddo, ma pensate che voi avete il cappello, io no, ecco. No, non lo chiederei mai di prendere. Un'intervista bomba. Ah, Bob, scusate, la vecchiaia, scusate. Complimenti per il travestimento. Grazie. Quanti chili di fard hai messo? Ma da oggi pomeriggio sinceramente che mi truccano. Immagino che ti truccano perché da sole è un po' un'impresa. No, infatti è un'impresa. Anche tu di Siracusa? Sì, sono di Siracusa. Ecco. Un bel gruppo di siracusani tutti qui ad Avola. Tu stai congelando? Sì, abbastanza. E dai, fatti prestare un giubbotto. Io ovviamente vi invito a venire in piazza questa sera alle 20:30 perché ci sarà uno spettacolo grandioso. Ibernati verremo. Lo so, dai, ci proveremo tutti insieme a non ibernarci. Va bene, dai, allora io vi saluto e grazie per il vostro intervento. E nel frattempo io mi sposto. Ah, ci sono anche gli sposi. E intanto ringrazio il nostro Salvo Lentini per la regia, le riprese. Ma che belli questi sposi. Grazie cara. I vostri nomi? Giuseppina. Seppina, e tu? Salvatore. Salvatore, che sorriso smagliante, complimenti. Poi ho un ah sì, vedo anche il tuo. Dunque, questo vestito? Non ti piace? No, è bellissimo, volevo qualche dettaglio. Allora, l'ho comprato in un negozio. Non lo dico se ne faccio pubblicità. No, la pubblicità occulta non la possiamo fare. In un negozio molto... molto chic, molto fashion. Molto fashion. Ok. Ok, ma l'idea del vestito da sposa dove è nato? Dal mio futuro marito. Ah, certo. Se si sveglia. Se si sveglia. Vabbè, cerchiamo di farlo svegliare. Cosa abbiamo scritto qui? C'è crisi. Uh-huh. Lo faccio per la pensione, per mangiare. Ormai le donne siamo arrivate in una situazione che dobbiamo venderci per mangiare. Okay. Grazie alle istituzioni, grazie allo Stato. Che ci sta facendo morire di fame, come dobbiamo fare? Ma che tristezza, sono ma... Sei disperata, ma cambiamo argomento, insomma, dai, è carnevale, dobbiamo anche un pochino divertirci. Le rose, perché non sono rosse? Dai, ci stiamo avvicinando anche a San Valentino, insomma. Esatto, però queste sono state fatte per proprio un locale della zona, dove andiamo a fare il nostro pranzo di nozze. Ho capito, e qui la pubblicità occulta l'abbiamo fatta, ma va bene lo stesso, Posso chiedervi la vostra età? Perché sembrate un pochino attempati, non ve lo vorrei dire però. Lui è attempato, molto attempato. Sapessi? Okay. Allora. Sì, effettivamente anche il bastone. Ma io pregherei il nostro cameraman di far vedere l'abito e lo strascico di questo abito. Facciamo una passerella. Posso tenerlo anche io? Ok. Allora, facciamo una sfilata soltanto per gli amici di Canale 8. Ecco, ma è proprio bellissima. Io intanto ho dimenticato pure il nome. Sono talmente emozionata nel vedere questa sposa così meravigliosa. Complimenti. Beh, devi essere proprio fortunato avere una sposa così, eh? Ma costa tanto, ma fortunato. Costa tanto, vabbè. Dicono bacio. Scene da un matrimonio. Vabbè. Va bene così. Attenzione alla gobba. Nel frattempo mi è caduto l'auricolare. Va bene, ci sta tutto. Dunque, adesso dove siete diretti? In piazza. In piazza. Però prima dovete un po' scendere perché... Ah, avete già visto i carri in anteprima. Sì. Giù in fondo. Va bene, allora io vi invito in ogni caso alle 8:30, alle 20:30 in piazza ci sarà uno spettacolo molto bello, ovviamente ci vediamo tutti su. Non mancheremo, grazie. E complimenti anche per le perline sui capelli. Hai curato proprio i dettagli, complimenti. Tranne una cosa.
donna pelosa sempre piaciosa. Ah, e va bene, ok, ci sta. Una tua prerogativa, ma se va bene a tuo marito, ci va bene. Speriamo che non ci accontentiamo. E vabbè, comunque la ceretta la vendono, quindi non è un problema. Si può rimediare. Va bene, facciamo un saluto agli amici di Canale 8. Ciao, okay. Amici. Ciao amici. Ciao. Buona passeggiata. Ecco, buon divertimento. Scusa. Oh, scusa. Grazie. Ero un po' invidiosa, volevo tenerlo per me. Allora ancora buona passeggiata. Grazie, cara. Grazie. Arrivederci. Come l'invidio con i guanti. Ecco, poi c'è una diavoletta. Tu come sei vestita? Pop star. Quindi puoi fare insomma pure tutti i tuoi balletti, giusto? Come ti chiami? Desiree Magnano. Desiree, tu come ti chiami? Alessia. Una diavoletta un po' vampira, perché vedo insomma hai disegnato anche un po' i dentini. Avete visto i carri? State salendo? Sì. Ok. Io vi invito in piazza alle 20:30. Ci sarà uno spettacolo molto bello di luci danzanti. Quindi ci rivediamo tutti in piazza, ok? Ok. Un saluto agli amici di Canale 8. Ciao a tutti, ciao. Giovanni, vedi, tante belle interviste, tanti giovani che si divertono. Sì, Maria Rosa, sicuramente la coppia di sposi, uno dei gruppi insomma spontanei, mascherati più belli da segnalare quasi per un premio extra. E intanto vedete che Viale Lido si anima, molta più gente, adesso veramente siamo su tante persone, soprattutto di fuori, abbiamo visto che c'è anche gente di Mazzara, di Campobello di Licata, di altri posti, da tutta la Sicilia, che è venuta qui ad Avola, al Viale, per vedere la sfilata dei carri e il carnevale avolese. Intanto l'illuminazione, siamo quasi alle 17:30 e quindi i carri li aspettiamo da un momento all'altro sul Viale Lido. E vedete, l'illuminazione si è accesa, fra l'altro quest'anno c'è una bella illuminazione che parte dal Viale Lido e finisce lungo Corso Vittorio Emanuele fino alla fine alla stazione, soprattutto quella centrale è particolare. E poi questa sera ci sarà anche un gioco di luminarie, uno spettacolo particolare di luci verso le 20:30 che interesserà la parte alta quando la sfilata carnescialesca arriverà quasi nella piazza centrale. Ricordiamo che siete collegati con Canale 8, un collegamento voluto dal nostro editore Sebi Roccaro, che si impegna non solo per il carnevale ma anche per tante altre festività. Tante sono le dirette istituzionali, ma anche per le feste tradizionali folcloristiche che propone il nostro territorio. E Sebi Roccaro propone proprio queste dirette per far vedere, per amplificare lo sforzo che anche le amministrazioni locali fanno e cercare di portare nelle vostre case, nei luoghi in cui in questo momento ci state seguendo, quello che avviene all'istante nelle nostre belle città. Sebi Roccaro adesso vi propone appunto questo carnevale edizione 2013 di Avola, dovrebbe essere la 52esima edizione. Ricordiamo che uno dei primi, Avola ha una tradizione lunghissima di carnevali dai primi del Novecento, del secolo scorso, ma il primo carnevale forse con i carri allegorici fu organizzato nel 1962. Allora il primo carro allegorico che vinse fu il Gallo, fatto dal maestro artigiano falegname Caldarella. Poi la tradizione si è perpetuata, è andata avanti negli anni fra alti e bassi, ma ha sempre mantenuto livelli eccezionali, tant'è che, come abbiamo detto prima, è uno dei carnevali più belli di Sicilia e ogni anno molte persone, non solo della provincia, vengono ad Avola la domenica di carnevale per assistere a questa festa. Con un certo stupore, anche con una certa sorpresa più che stupore, ecco, ci accorgiamo fra l'altro che la tradizione tiene e che tiene anche una certa atmosfera grazie soprattutto ai ragazzi. Vedete inquadrata in questo momento una mummia che scende dal Viale Lido, un ragazzo appunto vestito in maschera da mummia, e dicevamo la tradizione tiene soprattutto per i ragazzi che riescono a travestirsi, a mascherarsi con tanta fantasia. Abbiamo visto la coppia di prima con che spirito affrontano questa giornata che, anche se è di freddo, porta tanta allegria.
Dicevamo, lo spirito del carnevale, proprio l'animazione, l'allegria si mantiene grazie alla fantasia di questi ragazzi che vogliono esserci, che vogliono venire a vivere queste giornate di carnevale. Ecco un altro gruppo mascherato, l'entusiasmo che passa dal Viale Lido e che trasmette chiaramente allegria alle persone che ci sono. È anche per questo che il carnevale si fa e vive nella tradizione. Noi speriamo che il carnevale di Avola, come tutti gli altri carnevali della provincia, come quello di Palazzolo, ma quest'anno anche a Noto Alto è stato organizzato un carnevale, anche a Rosolini, a Pachino, ecco, speriamo insomma che i carnevali nella loro tradizione siciliana abbiano un seguito e possano nuovamente vivere una nuova stagione più bella, perché sapete che quest'anno, un po' per la crisi che attanaglia quasi tutte le amministrazioni comunali, le spese per le festività sono state un po' ridimensionate, per cui è difficile mantenere alto il livello di queste feste se non si hanno contributi esterni da parte di altri enti, della regione, dello Stato, cosa che è difficile avere di questi tempi. Ricordo agli spettatori che siete collegati sempre in diretta con Canale 8 dal Viale Lido, Viale Santuccio in Avola. Vedete la nostra regia di Sal Volentini che inquadra il Corso Vittorio Emanuele. Questo è il percorso dritto, sono 2 chilometri circa di percorso che faranno i carri allegorici con la banda musicale, il Re Carnevale e i gruppi mascherati per fra un po', fra qualche 10-15 minuti, per arrivare fino alla piazza dove poi questa sera la serata continuerà. Vedete tanta gente che scende, cioè molte persone vanno incontro ai carri, vanno incontro alla sfilata, sfilata che ricordo stiamo aspettando. Maria Rosa, qualche intervista? C'è una bella bambina qui con un vestito particolare. Sì Giovanni, adesso ricominciamo un po' con le interviste dopo quel momento di allegria insieme agli sposi un po' strani. Io mi avvicino. Mamma che paura, tu come ti chiami? Jasmine. Eh sì, Jasmine, però adesso sei? Una regina di cuori. Una regina di cuori, dal cartone di Alice nel Paese delle Meraviglie, vero? Questo è il primo anno che ti vesti con questo vestito? No, il secondo. Ah, ecco, il secondo anno, quindi ti è piaciuto proprio tanto, eh? Anche la corona rossa tutta piena di paillette. E voi? Io ho maschera bianca. Così, una maschera bianca, molto semplice e comoda soprattutto. Così combatti il freddo tu. Sì. Come ti chiami? Nicolas. Nicolas. E tu che mi fai paura, come ti chiami? Corrado. Corrado, però non hai un nome pauroso. Devi adesso inventare anche un nome un po' più cattivo, così almeno ti riconosci. No, no, meglio di no. Mi chiamo Corrado e basta. Quanti anni avete voi? 9. 9 anni. 12. Voi siete in vacanza da scuola? Sì. Fino a, a che giorno siete in vacanza? Fino a giovedì rientriamo. Giovedì rientrate, insomma una bella vacanza lunga. Adesso cosa state facendo? Passeggiamo. Passeggiate e scendete per vedere tutti i carri? Sì, sì. Siete insieme ai genitori? Sì. Allora glielo facciamo un saluto ai genitori? Sì. Ciao. Sono qui, ogni tanto fanno anche qualche foto, ho visto, una bella foto ricordo durante l'intervista per Canale 8. Allora vi auguro un buon carnevale. Grazie. Ok? Salutiamo Canale 8 e abbiamo salutato anche Canale 8, grazie mille. Arrivederci, buonasera. Sì Giovanni, qui tutti si divertono, abbiamo anche qualche indiana, tu sei un'indiana, vero? È un pochino timida però, va bene lo stesso. C'è chi scappa e c'è chi invece risponde subito alle domande. Ancora immagini che vi arrivano in diretta nelle vostre case da Canale 8 per questo carnevale di Avola. Il freddo è stato superato, vediamo, dall'allegria e dal movimento di tante persone che salgono e scendono per il Viale Lido. Maria Rosa, sono veramente centinaia, sono tante le persone, fra poco non avremo possibilità di movimento e quindi dovremo anche noi cercare una postazione più tranquilla.
Sì, anche se è una postazione, dobbiamo dire la verità, l'abbiamo già trovata. Insieme al nostro Salvo Valentini ci sposteremo in una postazione un po' più rialzata e poi magari ogni tanto scenderemo per fare delle interviste. Intanto sì, è vero, il freddo non ha bloccato proprio nessuno, si sono coperti tutti, qualcuno ha scelto magari qualche maschera un po' più semplice per ripararsi.